Non è passato tanto tempo, ma ci ritroviamo. Gigi, come stai? Sto bene. Sono felice di essere tornato qui. Ho salutato tanti amici, tanti compagni. Ho passato una bella giornata, ecco. Allora, raccontiamo un po' i 2 anni di Gigi Cuppone a Pescara. Il giorno più bello e il giorno più brutto. No, i 2 anni per me sono stati molto positivi, sono stato bene, ho fatto bene, ci sono stati dei momenti belli come forse la partita, tra virgolette, era bella, che poi è stata la più brutta forse, quella col Foggia. Perché i primi 3 minuti con il gol di Cuppone di 3 minuti fino al 97esimo forse, dove ci credevamo veramente tanto, eravamo molto vicini, ecco. Poi purtroppo è andata come è andata e niente, però no, mi riporto dietro 2 anni positivi, 2 anni dove sono cresciuto tanto, ecco. Come mai Gigi Cuppone è andato via da Pescara? Che cosa è successo, Gigi? Non sono dinamiche dove nel mondo del calcio succedono, ecco, quindi ho trovato l'opportunità di vestire la maglia del Cerignola, che è una società molto ambiziosa, dove vogliono quest'anno fare molto bene, ecco, vogliono migliorarsi e io voglio migliorarmi anche, quindi ho colto questa occasione. Ti chiedo le ultime 2 cose, scherzando, ma non troppo, è stata partita vera con il Pescara, qualche attimo di nervosismo di troppo, che è successo? Ma sono dinamiche di campo, oggi era pure un po' così, sai che è un'amichevole, quindi se una battutina fuori posto la si poteva fare, l'hanno fatta, quindi dai, è giusto così, anche perché significa che c'è voglia di fare bene da entrambi le parti. Mi dici solo, e chiudiamo, un rammarico che hai per questi 2 anni in maglia biancazzurra? Una cosa che... Il rammarico è stato gli ultimi minuti col Foggia, ecco, che secondo me quella partita poteva andare diversamente, purtroppo non è andata perché ci credevo veramente tanto, ecco.